Un arrosto all'agro non si prepara rapidamente, ci vuole tempo, molto tempo, e cioè 4 giorni di riposo in un aromatico bagno di vino rosso. Buongiorno! Qui ho un arrosto di manzo di circa 1,2 kg. Sistemo la carne in una capiente scodella. Verso 7 decilitri di vino rosso, come pure 2 decilitri di aceto di vino rosso. Aggiungo una cipolla dimezzata, una foglia d'alloro, un chiodo di garofano e alcuni grani di pepe nero schiacciati. Pelo una carota e la taglio a pezzi, come pure un sedano piccolo. Aggiungo alla carne. Unisco un rametto di timo e uno di rosmarino. Copro la scodella e la metto in frigo per 4 giorni. Non dimenticate di girare la carne una volta al giorno. Dopo questa marinata, la carne come la verdura sono cambiati sia otticamente che di gusto e di consistenza. Tolgo la carne e l'asciugo. Scolo la verdura. Porto ad ebollizione il liquido e elimino la schiuma. Passo il liquido attraverso un colino. Scaldo poco burro per arrostire in una pentola per arrosti. Salo la carne da tutti i lati. Rosolo l'arrosto da tutte le parti a fuoco medio per circa 10 minuti. Tolgo la carne e pulisco il grasso d'arrosto. Eventualmente aggiungo burro per arrostire. Unisco la verdura e rosolo per 5 minuti circa. Verso il liquido e porto ad ebollizione. Aggiungo la carne. Dovrebbe essere coperta a metà dal liquido. Copro la pentola e lascio stufare a fuoco basso per circa 2 ore e mezzo. Tolgo la carne e la copro con carta alù. Prima di tranciarla, la lascio riposare per 10 minuti circa. Nel frattempo verso il liquido attraverso un colino in una pentola e riduco a metà. Mescolo la maizena con acqua e aggiungo, sempre mescolando, con la frusta a mano. Lascio cuocere per 5 minuti circa. Condisco. Trancio l'arrosto. Servo l'arrosto con la verdura e il sughino. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci a presto!